Buonasera Riders e benvenuti dal vostro Mad Horse. Recentemente è stata ufficialmente presentata la CF Moto 800 NK, un modello che ha fatto sin da subito infervorare gli appassionati per molteplici ragioni. Il legame a doppio filo del marchio cinese con KTM non è più un mistero da svariato tempo e da questo rapporto di collaborazione CF Moto ha arricchito il proprio know-how. Di fatto in questo 2023 prenderà parte al mondiale Moto 3 con un proprio team che sfrutterà il valido progetto già presente di KTM e i rumors di future super sportive sempre spinte da propulsori KTM fanno sognare già gli appassionati. CF Moto anche prima di questa escursione europea gentilmente offerta da KTM aveva le sue basi belle solide, iniziando la propria storia nel 1989 ad Hangzhou, producendo scooter, motocicli, quad e ATV. Inoltre queste ultime tipologie di veicoli menzionati sono impegnati anche nel mondo del racing off-road ad alti livelli, con una capacità produttiva importante e un desiderio di valicare maggiormente i confini nazionali con le due ruote, ecco arrivare quindi la collaborazione con KTM che in maniera, a mio avviso un po' ingenua, ha fornito le chiavi di casa assieme alle indicazioni di dove si trovi la cassaforte e con tanto di pistola carica ad un malintenzionato, metaforicamente parlando. Ne è la diretta riprova la MT-800, nata dalle ceneri, tra virgolette, della vecchia 790 Adventure, sostituita in funzione della nuova 890 Adventure, più potente e idonea a rientrare nei parametri della normativa Euro 5. Il motore che equipaggiava la 790 austriaca è stato riadattato e inserito su questa Adventure da ricco allestimento. Sul mercato non ho sufficienti dati alla mano dei numeri di vendita in ambito europeo, ma sicuramente notare che non rientri nemmeno nella top 30 italiana significa che gli amanti dell'adventuring hanno voluto premiare prodotti differenti. Ma sulle naked medie, siamo sicuri che la storia si ripeterà? Per ironia della sorte, adesso KTM produrrà nuovamente i modelli 790 e lo farà proprio in Cina, dalla stessa CF Moto. L'obiettivo? Abbattere i prezzi, sfruttando il costo inferiore della manodopera e della movimentazione della componentistica. Sulla versione Adventure questo ragionamento trova una sua logica, infatti un prodotto marchiato KTM entry level e con conseguente capillarità del marchio nel bel paese e nel resto del mondo, per qualcuno che intende viaggiare ritengo che sia un elemento importante e spiegherebbe in parte la fredda accoglienza riservata alla MT-800, ma sulla 800 NK si ragionerà alla stessa maniera? L'utente che ricerca una naked media cerca una moto che risponda a diversi parametri, quali la praticità nella guida cittadina, un bel look estetico dedicato e prestazioni divertenti per sfruttarla anche nelle uscite domenicali. Se a tutto ciò aggiungiamo pure un prezzo competitivo, direi che il cerchio si chiude alla perfezione. La domanda principale che potrebbe porsi l'utente è: perché dovrei preferire una moto marchiata KTM prodotta dalla stessa CF Moto, con il solito design bikeista e con svariati elementi tecnici in comune con un modello inedito e che parte già con un'estetica più appagante e un prezzo addirittura più competitivo? Purtroppo rispetto al prototipo presentato ad ma la CF Moto 800 NK ha perso lo splendido monobraccio per il classico forcellone presente sulla maggior parte dei modelli di moto. Nonostante questa importante perdita, l'estetica complessiva della moto rimane piacevole, con un faro dal look futuristico ma che porta un po' di novità a livello estetico, e rimanendo però allo stesso tempo bello da guardare. L'impressione di avere di fronte una moto estremamente corta e anche le linee tagliate del codino, che rimane pulito grazie al portatarga posizionato direttamente a coprire la ruota posteriore, contribuiscono a presentare una moto dal look aggressivo e in parte sportivo. Non mi convince troppo la forma e la posizione dello scarico, ma aspetto di vederlo dal vivo prima di bocciarlo del tutto. Una volta superato il colpo d'occhio, andiamo a scoprire il cuore pulsante di questa CF Moto 800 NK, il motore bicilindrico fronte marcia fornito da KTM. Sul sito CF Moto non è ancora presente una scheda tecnica ufficiale accurata sul modello, ma le maggiori testate giornalistiche accreditano la potenza massima più o meno attorno ai 100 cavalli, quasi 5 in più rispetto alla KTM 790 made in China. Valori del motore che vengono però bilanciati in termini di coppia, che sulla KTM è pari a 87 Nm, mentre sembrerebbe risultare pari a 81 Nm sulla CF Moto. Personalmente non sarei stupito di apprendere gli stessi riferimenti della KTM Duke 790, anche perché con i 95 cavalli sarebbe anche depotenziabile. Le sospensioni non sono VP come sulla Duke e al
momento non vengono dichiarate precisamente, così come in termini di dati tecnici sulle escursioni di cui dispongono. Probabilmente immagino che si tratterà del marchio Kayaba, già impiegato sulla MT-800, mentre le informazioni sulla provenienza dei freni sono più chiare, dato che il fornitore è la spagnola Jaquan, una costola spagnola acquistata nel gruppo dell'eccellenza italiana Brembo. Le misure dei dischi non sono dichiarate nemmeno in questo caso, ma le pinze radiali dalle foto sembra che saranno pronte ad aggredire dischi con un diametro almeno pari, se non addirittura superiore ai 300 mm. Io ipotizzo 320, come tra l'altro poi sono installati sulla MT-800. Come strumentazione TFT c'è a disposizione praticamente un tablet, almeno sulla versione high-end, che personalmente non mi piace molto. Uno schermo così grande che sicuramente renderà semplice la fruibilità delle informazioni di guida, ma che al tempo stesso diventa un vero pugno negli occhi, che va a cozzare con una moto esteticamente compatta e sinuosa su cui fa capo praticamente un televisore a tubo catodico di una volta. Anche sul peso sembra abbiano lavorato bene, infatti vengono dichiarati per la 800NK solamente 186 kg con il pieno di benzina, solamente 3 kg più pesante della Tuono 660 e di 4 kg più leggera della nuova Hornet 750. Ma arriviamo al piatto forte, ossia il prezzo, che si preannuncia d'assalto con un prezzo di listino di 7.890 euro, che scende a 7.390 per la promozione che CF Moto ha attivato per eventuali preordini. È prevista anche una versione più completa denominata 800NK High End, al prezzo di listino di 8.490 euro, e che in promozione scende a ben 7.990 euro, esattamente come la Hornet di mamma Honda. L'High End, rispetto alla versione base, sarà dotata di sistema keyless, quindi con chiave elettronica, quick shifter, manubrio sdoppiato in lega di alluminio e, come già accennato, di un dedicato maxi schermo TFT con multimedialità integrata. Questi prezzi sono veramente d'assalto e sicuramente creeranno grattacapi un po' a tutti i marchi impegnati nel segmento naked medio. L'Aprilia Tuono 660 ha un costo estremamente superiore per un prodotto estremamente raffinato e divertentissimo da guidare, ma che paga qualche scotto in termini di rete vendita, ma soprattutto assistenza. Le varie giapponesi al momento hanno poco di che competere, eccezion fatta per Suzuki, che costa nettamente di più, offrendo forse meno, e per Honda, che con la nuova Hornet ha fatto una moto che costa il giusto ed è estremamente divertente da guidare, seppur pagando lo scotto di un'estetica impersonale per un nome importante. Ma ricordiamoci che parliamo sempre del più grande produttore di moto in termini di volumi al mondo e con tutte le garanzie del caso, inclusa un'ottima rivendibilità. Come già accennato, questa CF Moto 800NK darà pensiero persino a realtà così grandi e sviluppate, ma a mio avviso rappresenterà un grande avversario interno, proprio all'interno della famiglia KTM. E questo è il paradosso, che se prima di questa nuova uscita nell'ultimo video test davo per principale rivale, assieme alla Tuono 660, della Honda CB750 Hornet, ecco che adesso i valori cambiano nettamente a sfavore di KTM. Ossia, pensateci bene, il prezzo nella KTM Duke 790 made in China da CF Moto è di 8.990 euro, quindi nettamente superiore a questa CF Moto che, a prezzo inferiore, produce una moto con praticamente lo stesso motore e molte altre componenti mutuate da questa collaborazione, come ad esempio i freni Jaquan, già presenti su altri modelli del gruppo KTM. Insomma, per quale motivo dovrei spendere di più per una moto esteticamente meno valida, con il solito faro bikisca, piuttosto che per una naked dal look diverso ma altrettanto valida, meno costosa e costruita sempre dalle stesse persone che costruiscono le stesse Duke 790? Non so voi, ma la Duke 790 la vedo particolarmente sfavorita da questa operazione commerciale di KTM. Comunque, queste sono le prime indiscrezioni che arrivano su questa CF Moto 800NK. Fatemi sapere che cosa ne pensate. La pensate come me sul discorso del KTM Duke 790? Questa CF Moto toglierà quote di mercato alla naked entry level di KTM o meno? Quale comprereste tra le due? E soprattutto, questa CF Moto 800NK vi convince, vi piace, la comprereste? Fatemi sapere qui sotto nei commenti, come sempre. Qualora ancora non l'aveste fatto, vi invito ad iscrivervi per essere aggiornati sui miei successivi caricamenti. Se questo video vi è piaciuto, lasciate anche un bel pollice in su e condividetelo con i vostri amici, aiutando così la crescita del canale. Noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Mad Horse!